È stata una visita piena di calore quella che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo aver inaugurato a Palazzo Vecchio l'anno accademico dell'Ateneo Fiorentino. Accolto dal presidente della Regione Enrico Rossi, dal sindaco Dario Nardella e dal direttore dell'ospedale Alberto Zanobini, il capo dello Stato ha fatto un giro di varie reparti per salutare i piccoli pazienti, i loro familiari e gli operatori sanitari. Poi ha spiegato di essere venuto per restituire una visita di una delegazione del Meyer al Quirinale. Un incontro che lo aveva molto emozionato. Il Meyer è anche esemplare per questa conformazione accogliente, che si raccoglie in maniera particolarmente serena, conforme alla esigenza di normalità dei bambini, per occuparsi di loro sotto ogni profilo, quello sanitario, quello della cura, quello della scuola, quello del divertimento, quello della serenità. E sono i bambini al centro dello sforzo comune qui. Il presidente Mattarella ha poi ricordato che il Meyer è un'eccellenza della sanità pubblica italiana, un punto di riferimento nazionale e internazionale. Lo scambio di esperienze che vi è con altri centri di cura e ricerca all'estero dimostra quanto questo sia un punto di eccellenza importante e quanto insieme alla cura attenta, accogliente, partecipe, vi sia una grande e profonda attività di ricerca che ottiene grandi risultati di avanzamento per l'assistenza, la terapia, la cura, la prevenzione delle malattie dei bambini. E quindi non posso che dire ai bambini e ai loro familiari tutto l'affetto che la mia presenza vuole manifestargli e a coloro che lavorano al Meyer il ringraziamento per quanto fanno. Auguri e grazie.